Μια τεχνική ψαρέματος που δεν έχει γνωρίσει μεγάλη άνθηση στη χώρα μας είναι η τεχνική του μπολονές. Παρόλο που μοιάζει πολύ με το εγγλέζικο, αρκετοί δεν την έχουν δοκιμάσει για να δουν την αποτελεσματικότητά της. Μαζί μας έχουμε σήμερα τον Αλμπέρτο Νέρι, έναν διάσημο Ιταλό αθλητή, ο οποίος έχει αναδειχθεί 2 φορές πρωταθλητής Ιταλίας και 2 φορές παγκόσμιος δευτεροαθλητής στις τεχνικές ματς στα αγγλικά νερά. Θα ξεκινήσουμε μια σειρά τεχνικών θεμάτων για την τεχνική του μπολονές και σήμερα θα μας μιλήσει για τα καλάμια και πώς θα επιλέγουμε αναλόγως τη χρήση που θέλουμε να κάνουμε. Ρομπέρτο, καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Θα ήθελες να μας πεις λίγα λόγια για την τεχνική του μπολονές. Okay. La tecnica della bolognese è una tecnica creata dai pescatori della mia città. Io vengo da Bologna, Italia. È una tecnica che è nata circa 50 anni fa, in quanto fino a quel tempo si pescava con la canna classica telescopica, quindi canne massimo della lunghezza di 4-5 metri con un filo della lunghezza di 4-5 metri. Successivamente a questo è stata portata dai miei concittadini la tecnica di unire alla canna telescopica delle piccole anelli rotondi che consentivano il passaggio del filo e di andare oltre, di poter lanciare oltre alla distanza che fino a poco tempo fa si poteva fare, quindi dei 4-5 metri. Questo consentiva di pescare in acque sia correnti che acque dei porti, dove le profondità a volte superano quello che poteva essere la lunghezza della canna. Questo tipo di pesca sostanzialmente ha dato dei grandissimi vantaggi per i pescatori, che era quello di poter insidiare i pesci anche a delle distanze superiori ai 4-5 metri. Eccezionale, questo tipo di pesca consente un controllo della lenza migliore a queste a maggiori distanze rispetto alla tecnica della canna telescopica. Ας περάσουμε στο πιο σημαντικό κομμάτι της τεχνικής του μπολονές, που είναι τα καλάμια. Αλμπέρτο, θες να μας δείξεις και να μας εξηγήσεις πώς επιλέγουμε τα ανάλογα καλάμια. Ok. Μπολονές. Allora, penso che sia meglio iniziare a spiegare la canna che serve per la bolognese. Allora, ho portato 3 modelli di canne diverse per poter dare la possibilità di spiegare meglio quale azione e quando è meglio usare una canna rispetto a un altro tipo. Allora, partiamo dalla prima. Allora, la canna bolognese, come dico, è sempre bello poter mettere un salvapunta per evitare la rottura degli anelli. La canna bolognese è realizzata, come tutti potete vedere, con degli anelli che serve per il passaggio del filo, ok? Di canne bolognesi ce ne sono normalmente di varie misure, che possono andare dalla 5 metri fino a una lunghezza massima di 8 metri. Le canne sostanzialmente si dividono in canne con azione morbida o azione classica bolognese parabolica, azione medio rigida, quindi la punta abbastanza rigida, e canne rigide. Passiamo a far vedere al lato pratico le differenze delle varie tipi di canne. Allora, come ho detto, questa è una canna di 5 metri ad azione molto rigida, fantastica per essere utilizzata con dei fili grossi e dei galleggianti molto pesanti. La differenza sostanzialmente sta nella rigidità di questa punta. Questa è l'azione rigida. Poi passiamo a un'azione più morbida. Stesso principio dell'altra canna, ma con una sezione del diametro più sottile. Questa è una canna leggermente più morbida, che è ottima per pescare con dei galleggianti e con dei terminali medio sottili. Ultima è l'azione morbida, anche se in una canna di lunghe dimensioni la possiamo vedere lo stesso.
Ecco l'azione morbida. Questa è una canna d'azione morbida, fantastica per i fili molto sottili e per la pesca di pesci con ami molto piccoli. Come ho detto prima, partiamo dall'azione più morbida, la classica, la vera bolognese, come il nome porta. La canna bolognese, azione morbida, è fantastica per essere, intanto è una canna normalmente molto leggera, un poco più flessibile rispetto alle altre. Non è un problema pescare con piccoli galleggianti o grossi galleggianti. Il vantaggio di questa canna è quello che dicevo prima, è quella di poter insidiare pesci molto grossi con delle lenze molto sottili. In questo caso parliamo di pesci che può essere la spigola, possono essere i saraghi, possono essere le occhiate, cioè pesci importanti, diciamo, ma che essendo pesci molto sospettosi necessitano di ami piccoli e di piccoli galleggianti e lenze e terminali molto sottili. Quindi necessita che la canna lavori completamente tutta per poter attutire i colpi che dà il pesce, quindi evitare le rotture del terminale. Come seconda, che prima vi ho fatto vedere, è la canna ad azione medio. La canna ad azione media invece è una canna che ti consente di poter pescare anche con dei fili sottili, ma sicuramente ti consente di poter forzare i pesci importanti, proprio perché l'azione della canna non è più parabolica, ma diventa già più, nel classico gergo italiano, canna di punta. Il vantaggio di questa canna che ti consente anche di poter lanciare galleggianti nell'ordine dei 6, 8, 10 grammi a distanze che con la prima versione difficilmente si può arrivare. Terza canna, la più usata normalmente in tutta, diciamo, tutto il bacino europeo, è la canna ad azione stiff action, cioè la canna molto rigida. La canna molto rigida ha la particolarità intanto di essere una canna molto resistente, quindi facile da poter essere usata da tutti i pescatori. Si differenziano le canne ad azione rigida rispetto alle altre dal diametro, in quanto la rigidità della canna viene data da un diametro maggiore. Questa canna è fantastica per la pesca di pesci molto importanti, cioè molto grossi, pesci nell'ordine del chilo, 2 kg, 3 kg anche. E l'utilizzo di ami grossi, di esche molto importanti e vive, come possono essere gamberi, come possono essere esche, pezzi di pesce, e quindi veramente, diciamo, la canna, come ho detto prima, quella più venduta in assoluto. Oltretutto consente anche di pescare con fili molto grossi e di poter lanciare galleggianti anche nell'ordine dei 20 grammi o addirittura 30 grammi a distanze che con gli altri modelli difficilmente si potrebbe arrivare. A questo punto direi che la presentazione delle canne è stata fatta e vorrei parlare successivamente della tecnica del mulinello e del filo da consigliare per le varie azioni delle canne. Alberto, ti ringrazio molto. Ok.